Lettera enciclica Laudato Si. Laudato Si, mi signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è come una sorella con la quale condividiamo la nostra intera esistenza, una madre bella che ci accoglie fra le sue braccia. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. San Francesco è l'esempio per l'eccellenza della cura, per ciò che è debole, di un'ecologia integrale, vissuta in gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato anche da quelli che non sono cristiani. Egli manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un pellegrino e viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia per i poveri, l'impegno nella società e la natura interiore. Dalla nozione di bene comune. Il bene comune presuppone il rispetto della persona in quanto tale, con i diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune. Questo ci rende fratelli. Per questo possiamo parlare di una fraternità universale. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti.